Criminalità, corruzione, pedofilia, latrocini, mafia e truffe sono i vizi d'arte e d'amore che caratterizzano la nostra Italia, che Pasquale Consiglio racconta nel suo ultimo lavoro edito da WIP Edizioni, Vizi d'arte, vizi d'amore. Vizi degli italiani che sono stati un po' l'oggetto della mia osservazione, ho osservato i loro comportamenti, ovviamente i comportamenti discutibili, e li ho classificati in quattro categorie, nella società, in politica, in arte e in amore. E senza volerli è venuto fuori un volumetto di 51 composizioni. È un libro che invita a riflettere, mentre si legge ci si diverte, magari si ride anche perché ci sono dei doppi sensi, dei giochi di parole, però poi il lettore ci pensa che è stato trattato un tema delicato, un tema attuale. Quindi è un libro che si presta molto alla riflessione, pur divertendo il lettore mentre legge. Il libro segue la presentazione di un primo lavoro di Pasquale Consiglio, Dalla patria di Letta, in cui l'autore, attraverso lo strumento della satira, evidenzia quanto sia declassata la politica italiana, spesso pervasa dalla corruzione. Il libro, però, dopo quattro sezioni in cui si parla delle tipologie dei vizi, si conclude con un inno di speranza rivolto a Papa Francesco. La presentazione del testo è avvenuta a Molfetta, nella sede di Lo Russo Cucine e Design, dove sono programmati, in occasione dei 50 anni dell'azienda, incontri con autori di libri e di musica.